pronti? 3. Taglio del nastro questa mattina a Brescia per l'inaugurazione del nuovo Ipercoop Centro Flaminia a sud-est del centro cittadino all'interno del comparto degli ex magazzini generali. Un recupero dell'area all'insegna della sostenibilità, riqualificata con tecnologie avanzate e green che daranno nuova vita al quartiere grazie all'investimento di 60 milioni affrontato dalla cooperativa. Qui eravamo al Flaminia, aperto nell'87, adesso ci trasferiamo alla nuova Flaminia e quindi sono passati 31 anni, pensiamo di portare qui e di almeno raddoppiare il fatturato e i clienti che avevamo a pochi metri da qui. È un investimento di poco meno di 60 milioni, complessivamente daremo lavoro a 250 persone. Di cui 100 è la ricollocazione dal Flaminia piuttosto che dal negozio che avevamo in Ikea fino a qualche mese fa e 150 sono giovani neoassunti, in parte in Coop, in parte in galleria. Il progetto ha trovato l'approvazione dell'amministrazione comunale che ha sottolineato l'importanza della rigenerazione urbana del quartiere. Abbiamo riqualificato, rigenerato un angolo di città. Chi passava su questa strada trovava una zona degradata, abbandonata, frequentata anche di notte e quindi chi passa oggi trova una cosa completamente diversa, un'area riqualificata. Aree dedicate a tutti i prodotti alimentari e non, cantina con oltre 500 etichette, banchi assistiti, sushi take, casse veloci, ampie vetrate, impianto fotovoltaico, illuminazione a LED, ampi parcheggi e colonnine di ricarica per le auto elettriche sono solo alcuni dei servizi del nuovo centro Ipercoop Flaminia che offre una comoda e veloce accessibilità. Oggi una delle problematiche principali dei grandi centri commerciali è quella di non poter fare la spesa velocemente, di non accedere velocemente al punto della spesa alimentare. Noi, dando un accesso frontale diretto al punto vendita, abbiamo proprio in questo baby mall, quindi in questo mall tutto compresso, cercato di dare questa possibilità di fare una spesa veloce e di accedere velocemente anche alla spesa alimentare. Anche i viaggi entrano nel carrello della spesa Coop con l'apertura della prima agenzia viaggi Coop della regione. Puntiamo sui servizi turistici, in particolar modo anche tailor made, quindi personalizzati per le esigenze del singolo viaggiatore. Siamo molto forti anche sui viaggi a lunga distanza e anche sui gruppi.